Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama 911 Operator. Questo titolo, sebbene non implementi la generazione procedurale per creare le mappe di gioco, utilizza comunque una metodica per generare dei livelli che di fatto sono mappe casuali. In questo gioco infatti sarete l'operatore del call center di emergenza che controlla il dispiegamento di polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Questo call center negli Stati Uniti si raggiunge telefonando al 911, che è un numero unico per tutte le emergenze e che in Europa dovrebbe essere raggiungibile chiamando il 112. In Italia ora non esiste un numero unico per le emergenze dappertutto, ma sono invece disponibili diversi servizi di emergenza chiamando diversi numeri. Al 112 è possibile, infatti, chiamare i carabinieri, la polizia si contatta tramite il 113, il 115 serve per i vigili del fuoco, mentre tramite il 118 è possibile parlare con il servizio di emergenza sanitaria. Come avete visto, il bello di questo gioco è che è possibile giocare in quasi tutte le città del mondo. Sebbene infatti il titolo abbia una campagna ben strutturata della durata di alcune ore ambientata in alcune città americane, è anche in grado di generare livelli utilizzando le mappe dei centri abitati create dal progetto libero OpenStreetMaps. Per creare dei livelli pseudo casuali è quindi sufficiente sorteggiare una città a caso ad ogni partita. Il gioco consente ovviamente anche di scegliere la città in cui giocare, così come offre per tutti i giocatori una città sempre diversa ogni giorno. Prima di iniziare una partita, potrete equipaggiare i vostri uomini con nuovi strumenti ed acquisire nuovi veicoli e personale. Per completare alcune missioni, come ad esempio quelle dove ci sono rivoltosi, è opportuno fornire mezzi ed attrezzature adatte ai vostri uomini. Per comprare tutto si usano i soldi acquisiti completando le partite fatte nella stessa città di gioco. OpenStreetMaps, per chi non lo conoscesse, è un progetto a cui chiunque può contribuire, stile Wikipedia, che ha come obiettivo creare la mappa di tutto il mondo. Mappe che ovviamente non sono solo fatte per hobby, ma anche per usi pratici, primo fra tutti i navigatori per le auto. Essendo queste mappe infatti rilasciate in licenza libera, l'uso per le industrie è gratuito. Esistono poi anche altri usi per queste mappe, ad esempio possono essere utilizzate per fini umanitari, come il monitoraggio delle risorse naturali o nella gestione dei disastri. Ad esempio in quest'ultimo caso permettono di raccogliere notizie direttamente dalla sede degli eventi e riportarne la posizione in modo estremamente preciso grazie alla geolocalizzazione GPS. Il link a questo progetto lo trovate in descrizione. Come potete vedere, il gameplay è molto semplice. Non dovete fare altro che selezionare l'unità adatta all'emergenza da affrontare con un clic del mouse e quindi cliccare una seconda volta sul punto dove mandare i soccorsi per farli partire. Ad emergenza conclusa le unità coinvolte porteranno i criminali arrestati nelle caserme di polizia ed i malati in ospedale prima di essere di nuovo disponibili. È bene ricordare che le unità di polizia, se sotto il fuoco nemico, possono chiedervi di inviare pattuglie di rinforzo, che alcune missioni dei pompieri richiedono manodopera con mezzi speciali e che almeno un'unità deve permanere nella sede di emergenza una volta che ci è arrivata finché questa non si è conclusa. Oltre a dover far fronte con le poche risorse che avete a disposizione a sempre troppe emergenze, dato che lavorate al 911, riceverete anche le richieste di aiuto da parte dei cittadini in difficoltà. Sarà vostro compito dare le giuste risposte quindi a gente inseguita da un killer o a malati che sono sul punto di morte. E ovviamente non mancano i cagacazzo che fanno gli scherzi telefonici. Dalle vostre risposte potrà dipendere la vita delle persone coinvolte. Sotto questo punto di vista è davvero un peccato che il gioco non abbia almeno i sottotitoli in italiano. Un volontario tempo fa aveva iniziato una traduzione che però non è mai stata completata. In ogni caso, se capite l'inglese, le chiamate sono recitate davvero molto bene e riescono ad immedesimarvi molto. Sotto questo punto di vista, i consigli che il gioco vi darà durante i suoi caricamenti saranno il vostro manuale per uscire da molte situazioni. Costituiscono inoltre un buon ripasso per capire, almeno in linea teorica, cosa fare in caso di emergenza nel mondo reale. Eccovi un esempio tradotto in italiano. So, I've chopped my leg off. You've chopped off your leg?
I held my cousin in the workshop, pushed wood with my leg, and slipped into the press. I can't take it out. Please help. Okay, where are you calling from? At... Do you have something to tie around your leg? No, just some tools, and an axe and a hammer. All right, take off your shirt then. What? I want you to take off your shirt, tear it up if necessary, and firmly tie it around your leg, just above your injury. Okay. Good. I know this won't be easy, but I need you to calmly breathe. Relax. The ambulance will arrive soon. God, I think I'm passing out. No, you're not. Keep talking to me. Tell me, do you have a girlfriend? Yeah, I have a fiance. We were gonna get married in 2 months. Oh, God. You're gonna be fine. I need you to stay awake. Please tell her that I loved her, okay, will you? If I pass away here, say that I thought about her. I beg you, you promise? But listen, you're gonna tell her yourself, okay? The ambulance is almost there. La prima volta che ho visto creare delle mappe per un videogioco sfruttando delle mappe reali è stata quando Google ha creato tempo fa una versione di Pac-Man giocabile su Google Maps. Purtroppo questo simpatico giochino ormai non è più disponibile, quindi mi ha fatto piacere scoprire 911 Operator. Giocando per circa una decina di ore non ho incontrato bug degni di nota, tuttavia il gioco presenta a mio parere alcuni difetti. Oltre alla sola lingua inglese e l'assenza di sottotitoli, un altro aspetto negativo da tenere a mente è il prezzo e l'eccessivo uso dei DLC da parte degli sviluppatori. Io il gioco l'ho preso ai saldi con un forte sconto, ma è assolutamente folle pagarlo a prezzo pieno e con ogni DLC che aggiunge solo poche mappe alla campagna, qualche dialogo o alcune piccole modifiche al gameplay. Credo che tutto il pacchetto come l'ho preso io, intorno ai 10 euro, sia una cifra tuttavia congrua per il contenuto e la longevità offerta. Parlando di longevità, purtroppo l'uso di differenti mappe non ha grande influenza sulle partite, che alla fin fine, dopo aver visto tutte le chiamate, si limitano ad un semplice e noioso punta e clicca. Sapendo quindi che le mappe di OpenStreetMaps contengono anche altre informazioni oltre alla struttura delle strade, come ad esempio la presenza di fiumi o mari, ho suggerito su Steam agli sviluppatori di usare anche queste informazioni per generare livelli di gioco. Da questo post sta nascendo forse una discussione, che vi linko in descrizione, ma che purtroppo credo porterà a poco, dato che lo sviluppatore ha detto che la loro principale fonte di spesa è pagare gli attori per la registrazione delle chiamate. Per tale ragione non possono permettersi di registrare roba col rischio che l'algoritmo procedurale non la inserisca nelle mappe o la inserisca poche volte. Ed è questo, a loro dire, il motivo per cui i DLC utilizzano eventi particolari come i terremoti solo nelle mappe scelte da loro. Che devo dire, davvero un peccato. Speriamo che, parlando ancora, cambino idea. Oppure speriamo che qualcuno crei un gioco migliore. In quella discussione che ho iniziato si è parlato anche di un altro titolo, che a differenza di 911 Operator utilizza le informazioni aggiuntive di OpenStreetMaps, tuttavia, dopo averlo approdato, l'ho trovato incredibilmente noioso, lento e decisamente pay to win. In conclusione. Il gioco ha come base un'idea decisamente carina, un'atmosfera veramente ben resa ed un sistema di generazione dei livelli particolarmente interessante. Tuttavia è gravato dalla presenza della sola lingua inglese, dalla scarsa longevità, dal prezzo e dalla scellerata politica fatta con i DLC. Sinceramente, a meno che non cambino le cose, lo consiglio solo a chi vuole provare qualcosa di diverso dal solito ed originale, e solo a prezzo di saldo. Arrivederci alla prossima.